Diciamo che al Gaslini c'è un background notevole per quanto riguarda appunto cellule che intervengono contro i tumori, cellule killer e così via. C'è anche una notevole conoscenza per quanto riguarda le cellule staminali emopoietiche e le cellule staminali mesenchimali. Le cellule staminali emopoietiche sono quelle che danno origine a tutte le cellule del sangue e ieri ce l'ha spiegato molto bene chi le ha scoperte praticamente molti anni fa, cioè il professor Irv Weissman. Le cellule staminali mesenchimali invece hanno altre funzioni rigenerative di tessuti, ma anche hanno una potente attività immunosoppressiva, tant'è vero che si è visto che è possibile spegnere diciamo quello che viene detto la Graft-versus-Host, in altre parole una forte infiammazione data da cellule T del trapianto contro l'ospite che spesso è mortale. Ora in questi casi si è visto, questi casi resistenti a terapie steroidee, eccetera, si è visto come queste cellule staminali siano in grado, mesenchimali, siano in grado di inibire, di bloccare l'infiammazione e quindi prevenire la morte dei pazienti, ecco, in poche parole. Dicevo che abbiamo poi grossa esperienza sulle cellule killer e un tipo di trapianto che viene fatto in tutti quei pazienti in cui non si trova un donatore, e questo è soprattutto possibile e facile nei bambini perché è il trapianto da genitori, la mortalità sarebbe assoluta praticamente perché senza trapianto non sopravvivono perché non rispondono bene alla chemioterapia questi bambini. Ebbene, attualmente oltre il 70%, grazie al trapianto apoidetico che facciamo in collaborazione con il professor Locatelli di Roma, i bambini si salvano. Ecco, quindi è un risultato veramente ottimo. Questi studi sono stati iniziati nell'adulto dal gruppo di Perugia, Andrea Velardi ha fatto una bella relazione questa mattina in cui ha spiegato molto bene i suoi risultati più recenti. Prima il professor Alessandro Moretta ha spiegato la base di tutto questo, cioè in altre parole studi fatti a Genova oltre 20 anni fa, con la scoperta di tutta una serie di recettori, ha costituito proprio la base per poter usare questo nuovo approccio di trapianto, ecco, che salva, ripeto, circa il 70% di bambini che non troverebbero altra terapia. Diciamo che è una tappa che il Gaslini vuole anche sottolineare, in quanto il Gaslini ha deciso di investire in questo settore. La notizia che può emergere principalmente da questo convegno riguardo alle cellule staminali la porteranno, l'hanno già in parte, come dire, annunciata tra i massimi esperti in questo settore. Si tratta di cellule staminali iPS, che vuol dire indotte pluripotent stem cell, vuol dire che si prende una cellula matura, per esempio dalla cute, e la si fa diventare una cellula pluripotente che può dare origine a qualsiasi tessuto. Naturalmente è stato relativamente facile fare una riprogrammazione, cioè tornare indietro, tipo alla cellula embrionale, ma questo esclude, come avete capito, tutti i problemi etici posti dallo studio degli embrioni, e questo è un superamento comunque importante. E dopo bisogna farla diventare quello che vogliamo che diventi, cioè per riparare tutti i tessuti possibili. Ecco, naturalmente, questo è molto più difficile che non farla tornare indietro, perché bisogna convincerla, se vogliamo, a farla diventare una cellula del fegato, una cellula del cervello, e questo è molto più difficile. Però oggi questi due ricercatori, che sono rispettivamente di Boston e della costa pacifica della California, ci diranno quali sono le nuove scoperte che consentono di poter indirizzare. Naturalmente il percorso è ancora abbastanza lungo, ma insomma sono state individuate delle manipolazioni che consentono di cominciare a orientare in maniera sicura queste cellule verso i tessuti che vogliamo ottenere. No, beh, ma un momento. Allora, c'è una parte che è quella delle cellule staminali del sangue e della manipolazione dell'immunoterapia, come ha detto il professor Moretta, che è
che si sta facendo e che ovviamente diventa sempre più complessa e anche più efficace, ed è una parte che si sta, quindi le speranze ci sono e vengono documentate giornalmente. Su questa seconda parte delle cellule staminali in generale, per riparare i tessuti, quella che si chiama medicina rigenerativa, che sarà una colonna portante della medicina di domani, abbastanza vicino domani, ma oggi pensare di rigenerare dei tessuti con queste cellule è prematuro e non si deve, come dire, inseguire questa polemica terribile che c'è stata in Italia, perché insomma, le cose vanno portate in maniera estremamente più documentata. Ma diciamo che per la manipolazione di cellule che vengono poi infuse nei pazienti occorre dei sistemi ben controllati di sicurezza per evitare di fare dei danni ai pazienti, cioè infezioni e così via. E poi soprattutto bisogna vedere bene quello che si infonde, ecco, per cui ci vogliono dei controlli estremamente. Questo è possibile grazie a strutture, cioè la struttura si chiama Cell Factory, ma poi a parte il fatto di avere la struttura, come dicevo, bisogna avere tutta una serie di sicurezze, controlli, eccetera, eccetera. La Cell Factory cosa servirà? Servirà per vari aspetti, diciamo quello che a me piace di più, anche perché lì abbiamo delle certezze, è il fatto di poter infondere cellule che sappiamo che aggrediscono la leucemia e i tumori, cioè cellule killer. Noi le cellule killer le facciamo generare nel paziente col trapianto, cioè diamo trapianto di cellule staminali emopoietiche, alcune di queste si svilupperanno in cellule killer e questo è già un dato di fatto con sopravvivenze notevoli, eccetera. Però si può migliorare ulteriormente senza aspettare che queste cellule killer derivino dalle cellule staminali, possiamo infonderle, darle direttamente al paziente, quindi lo stesso donatore che dona le cellule staminali, dona anche queste cellule soldato già pronte, già senza aspettare che queste si debbano originare dalle cellule staminali. Quindi questi sono un aspetto sicuramente importante, poi tutta la manipolazione a cui ha accennato già il professor Frassoni, cioè con tutte queste nuove cellule da programmare, eccetera, ovviamente sono tutte cose che dobbiamo fare in vitro con estrema sicurezza. Ecco.